cosa stai leggendo, Vilma? Leggo il tuo ultimo libro, Deambulazione meccanica controllata dai microgiroscopi. Hai deciso di farti una cultura. Non essere sarcastico, tu non ci sei mai. O sei in giro per il mondo a fare conferenze o sei chiuso in quel maledetto laboratorio. Ma quando lavori al cibernauta mi trascuri. Riusciamo a malapena a scambiarci qualche parola nel corso di un'intera settimana. Non parliamo poi dei cosiddetti doveri coniugali. Duemila, non abbiamo bisogno della tua presenza. Vilma, lascia perdere i tuoi problemi sessuali. Prova di tanto in tanto a non essere volgare. Certo, mio caro. Hai ragione, come sempre. Io pensavo che potrei studiare, magari esserti utile in qualche modo, nel tuo lavoro. Potrei avere qualche occasione in più per starti vicina. Sai, a volte ti sento così lontano. Vilma, ti prego, non ricominciare. La tua testolina non è fatta per capire certe cose. Comunque, se vuoi impegnarti, tieni. Cos'è? Nient'altro che una copia del circuito programmato a stimolare la reazione, come dire, ilare del nostro robot. 2000 dovrebbe ridere ogni volta che sente un termine o scopre gesti che non gli siano stati precedentemente inseriti nella memoria. La cosa mi era sembrata davvero un'eccellente trovata. Ma di fatto mi sono accorto che spesso ride come un idiota. Trovala tu la soluzione. Signori, è arrivato questo per il professor Karkal. Vilma, il mio amico Giacomo Dauro. Dice che nel suo paese, a causa della sua scoperta, è perseguitato e mi chiede di ospitarlo per qualche giorno. E noi cosa facciamo? Lo ospitiamo? Potrebbe essere pericoloso. Non dire sciocchezze. Ospiteremo in nome della nostra amicizia e di quella solidarietà che unisce gli scienziati perseguitati in tutto il mondo. Se ti ricordi, è successa la stessa cosa a me quando ho progettato il cibernauta. 2000, andrai tu all'aeroporto. Io devo preparare la mia prossima conferenza. Ti raccomando il nostro ospite. Ora vai, caro. A nessuno mi ha mai chiamato caro. Io sono Cibernauta 2000, il robot costruito dal professor Karkal. Ma lei sa guidare, signor Cibernauta? Sì, certo. Il professor Karkal ha avuto notevoli difficoltà di carattere burocratico per farmi avere la patente. Sono stato sottoposto a severissimi collaudi, ma come vede me la cavo benissimo.
Lei può chiamarmi semplicemente 2000. Carl, pensi che questo abito sia adatto a ricevere il tuo amico? Certo, stai bene. Come trovi la mia pettinatura? È perfetta. Carl, non pensi che così stia meglio? Ecco, ora sei proprio affascinante. Carl, ti prego di guardarmi, soprattutto quando ti sto parlando. Scusami. Ero immerso nella lettura. Qualunque altra cosa desta i tuoi occhi più interesse di me e di quello che dico. Vilma, non fare scenate. Piuttosto, ti sei preoccupata di far preparare un pranzo particolare in onore di mio Dauro? Sì, è tutto pronto. A tavola ci faremo raccontare cosa l'ha costretto ad espatriare. Dauro è un introverso, fondamentalmente un pigro. Più volte l'ho invitato qui per aiutarmi a progettare i circuiti miniaturizzati per Cibernauta 2000, ma non ha mai accettato. Chissà cosa gli sarà successo. Eccoli che arrivano. Vilma, va a pettinarti. Io farò accomodare Dauro nella sala da pranzo. È entusiasmante. Lei ha vissuto un'avventura piena di fascino. Vilma, ti assicuro che non c'è niente di piacevole nel suo racconto. Soprattutto il sentirsi braccato dalle autorità. Dicono che è immorale. Ma io non ho fatto niente di tutto ciò. Il mio cervello ha certe caratteristiche, io le ho sfruttate sino in fondo. Mi accusano di aver trasformato il mio corpo in una macchina. Io vivo come prima, non mi sento affatto uomo macchina. Cosa ne sai tu di moralità o di immoralità? Non mi sembra che ti sia mai occupato di teologia. Ma Carl, cosa dici? Proprio tu parli così, con le avversità e i problemi che ti hanno creato l'autorità per il tuo Cibernauta 2000. Dauro è un tuo amico e per di più combatti il potere che ha cercato di sopprimere anche la tua libertà di scienziato, con teorie fuori del cosiddetto ordine morale. Certo, Vilma, sono amico di Dauro. Volevo sapere soltanto fino a che punto è convinto che le sue teorie siano giuste e se si sente di affrontare le conseguenze delle sue affermazioni. Grazie. Sono deciso a continuare le mie ricerche, anche se gli altri le ritengono immorali. Carl, sono venuto a chiederti aiuto. So che tu ora sei riconosciuto in tutto il mondo e che ovunque tieni delle conferenze. Ti chiedo quindi di organizzarne una per me. Fa che l'ambiente scientifico venga a conoscenza dell'Andrak e che io possa dare una volta per tutte la dimostrazione delle possibilità di condizionamento cerebrale. Ti assicuro che l'Andrak è stato già sperimentato da me in tante occasioni, però sono convinto che è possibile metterlo a punto in modo tale da applicarlo in altri campi scientifici, oltre che nel condizionamento cerebrale. Certo, Carl, tu puoi farlo. Mi piacerebbe moltissimo che tu aiutassi il nostro amico Dauro. Va bene, ti aiuterò. Mi ci vorrà però qualche giorno per trovare la sala adatta per una dimostrazione del genere. Parto proprio oggi per alcune conferenze. Tu starai qui a casa nostra e nel frattempo vedrò di organizzare anche la tua dimostrazione. Adesso vieni pure con me. Desidero farti vedere il mio laboratorio ed il lavoro che ho in atto in questi giorni. Vorrei avere il tuo parere qualificato su alcuni microcircuiti che in questi ultimi tempi... Grazie. Sei molto gentile, 2000. Se non ci fossi tu che mi aiuti e mi stai vicino. Non saprei come sopportare questa specie di isolamento. Mi piace, signora, aiutarla e parlare con lei. Mi piace anche il nome nuovo che oggi mi ha dato.
Mi piacerebbe che anche il professor Carl mi chiamasse caro. Se vuoi, ti chiamerò caro. Del resto te lo meriti. Un nome più umano piuttosto che uno freddo e scientifico come quello che ti ha dato Carl. Posso chiamarla Vilma, come la chiama il professore. Ora che ho imparato molte cose e i miei circuiti autoprogrammabili sono quasi saturi, credo di avere la conoscenza delle persone umane e posso chiamare il professore col suo nome. Chiamami pure Vilma, se ti fa piacere, e chiedi se Carl anche lui è d'accordo. Credo che non ti si possa negare niente, sei proprio un uomo, nel carattere, non solo nell'aspetto. Ah, cosa fa? Ah, questa è una cosa nuova per me. Oh, no, no! Deve preoccuparsi per la sua dimostrazione scientifica. Vedrà che Carla aiuterà e sono sicura che fra qualche giorno Carla metterà in grado di divulgare a tutto il mondo la validità delle sue teorie. Ero sicuro di trovare in voi aiuto e comprensione. Lei, Vilma, è molto gentile ad ospitarmi. Grazie. Cercherò in questi giorni di darle meno disturbo possibile. La prego, non dica così. Non disturba affatto. Anzi, la sua presenza mi fa molto piacere. Perché non mi racconta qualcosa di lei? Non ho niente di interessante da raccontarle. Ho sempre dedicato la mia vita agli studi. Anche quando ero ragazzino preferivo leggere libri piuttosto che giocare con gli altri bambini. Sono sicura che nonostante la sua mentalità strettamente scientifica, lei è una persona dall'animo sensibile. Vorrei dirle qualcosa. Non so cosa mi stia succedendo. Quello che stiamo facendo non è corretto nei confronti di Carl. È un mio amico, capisci? Non possiamo continuare così. Se penso che mentre sono a letto con te, Carl sta organizzando la dimostrazione, non ho il coraggio di guardarmi allo specchio. Non devi porti problemi. Carl mi trascura, non mi capisce. Sta sempre chiuso in quel suo maledetto laboratorio. È come se mi tradisse con le sue invenzioni. Non sono queste delle buone ragioni per giustificare il nostro comportamento.
Pronto? Ciao, caro. Sì, sto bene, grazie. Sì, da dove chiami? Sì, sta bene anche lui. Va bene? D'accordo, ciao, a presto. Era Carl, vero? Cosa ha detto? Sì, era lui. Dice di mandare gli inviti alla stampa e a tutte le persone che voi siano presenti. La tua dimostrazione è fissata per lunedì nell'aula magna dell'Università di Cityburg. È una bellissima notizia. Carl è un vero amico. Ho dei rimorsi, Vilma. Mentre lui sta lavorando per me, io vado a letto con sua moglie. Non ci pensare. Vieni qui, non ci rimangono che poche ore. Cos'è successo? Dove sono? Chi siete? Stia calmo, non si agiti. Vogliamo soltanto i piani dell'Andra. La nostra organizzazione ha seguito con molto interesse la sua invenzione, però del progetto ci sono sfuggiti alcuni dettagli tecnici, che ora ci darà. Non intendo assolutamente fornirvi alcuna informazione. Non sia così precipitoso nelle sue decisioni. Potremmo farle cambiare idea. Non è vero, signori? Parla! Non farci innervosire! Non vogliamo farti del male. Conosciamo molti metodi convincenti per farti parlare. Non costringerci alle maniere forti. Soltanto alcuni dettagli. Avanti, cosa ti costa? Sappiamo quasi tutto ormai. Non ci rimane altro da fare. Dottore, questo qui è svenuto ancora. Non doveva svenire proprio adesso. Non è una normale perdita di sensi. Ci troviamo di fronte ad un vero e proprio collasso. Colleghiamolo con il nostro calcolatore e speriamo che Dauro non abbia portato modifica alla sua invenzione. Thank you.
Perfetto, direi. Ora abbiamo i dati che mancavano, gli ultimi schemi ed anche le modifiche apportate. Il cervello in perfetta simbiosi con la macchina. Abbiamo persino la sua situazione medica. Collasso dovuto a stress di origine sessuale, causato da un improvviso risveglio della libido. È vero, durante questi giorni lui si dava parecchio da fare con la moglie del professor Karl Kalt. E adesso cosa ne facciamo di lui? Abbiamo tutto quello che ci occorreva. Portatelo via. Lui non ci serve più. Della sua scoperta d'ora in poi non saprà proprio che farsene. Mi dispiace di avervi interrotto. Pensavo che la notizia che le porto fosse molto importante, ma forse è meglio che... Non si preoccupi, cosa è successo? I giornali portano oggi la notizia che in molti altri paesi sono già stati sperimentati sistemi come il suo Andrac e da tempo vengono normalmente applicati come calcolo e controllo produttivo. La sua quindi non costituisce più una scoperta d'avanguardia. Tutto qui? Diamoci del tu, Lisa. E ora, non ti pare? Ma cosa sta dicendo? L'Andrac non sarà stata una scoperta, ma per me sì. Ho scoperto che